ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su House Flipper. Questa volta proviamo anche questo gioco e ovviamente so che è già uscito da un po', ma noi testeremo la versione PS4. Come al solito noi cerchiamo sempre di testare anche le versioni magari uscite su PC e poi andate su PS4 come abbiamo fatto con altri giochi. Ma qua dobbiamo la prima cosa vedere se il porting è fatto bene, perché la vedo difficile, eh? C'è un gioco un po' particolare. E quindi adesso vediamo un po'. Qua in teoria siamo nel nostro ufficio. Per ora sembra girare bene, anche se vedo qualche scattino, qualche FPS un po' così e così. Però vediamo un po'. Mamma mia, già iniziamo con un bel po' di spazio. Allora, praticamente è un House Flipper, è un ristrutturatore di case. Mettiamola giù così. Ristrutturiamo. Questo però in teoria dovrebbe essere il nostro ufficio, vi dicevo. Ok. Ok. C'è il tappeto. Che schifo. E buona cacca, ragazzi. Per adesso non si può pulire. Questo invece ok. Niente, ragazzi. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. In teoria. Ok, la luce c'è. L'accendiamo? Non vorrei sprecare luce però, ragazzi, però. Account balance 25.000. Perfetto. È la prima volta che ci gioco, raga. Dispose. Ok, quindi dispose praticamente li buttiamo via. Del letto non ce ne frega niente. Questo non ce ne frega niente. Qua abbiamo, ok, giornali a cacchio li possiamo buttare. Ma io direi, boh, per adesso PC. Laptop. Qua dice per favore pulisci la casa. Ah, ok, accettiamo. Possiamo pulire, ragazzi, adesso in poi. Allora, diciamo che probabilmente noi non ristrutturiamo e basta, ma anche siamo un'impresa di pulizia a questo punto. Non lo so, ma che missione è? Cioè ci possono dare anche di fare le pulizie, non ho capito. Guarda qua che schifo. Ok, allora iniziamo a pulire. Buona merda la situazione qua, eh? Ma che hanno fatto? Scusatemi. Che caspita hanno fatto, mi chiedo. Le sedie le possiamo alzare, ok? Non sono certo però. Sta scatola, via. L'altra sedia la prendiamo. La sistemiamo, ma fa schifo anche la disposizione dei mobili, ragazzi. Qua c'è da sistemare. Ma che c'ha questo, raga? Mamma mia. Ma che è successo, scusate? Ci han cagato in casa? Oh, cavoli. Cioè, abbiamo veramente le skill point? No, no, chiudi, chiudi. Abbiamo sul serio le skill point? È incredibile sta roba. Mani veloci. Penetrating vision. Ma che cazzo? Long range. Dai. Vedete che c'è dello sporco più ostinato, eh? Alcuni vanno via subito, altri sono un po' più duri. Da portar via, ok. Andiamo al cesso. Puliamo anche qua bene la zona, il cesso, tutto. Lavandino. Le pareti sembrano pulite. Abbiamo il radiatore nello shop, lo acquistiamo e lo piazziamo qua. Qua c'è da assemblare, ovviamente. Fatto. No. Gna. Ok. Ma porca miseria, ma vi rendete conto? Ok, avvitiamo, perché sennò esce l'acqua, e avvitiamo. Voilà! Qua c'è da pulire, ovviamente, perché abbiamo fatto la cagata. Ok, dai, dai, dai. Cosa manca? Eh? Ok, fatto. Ci siamo? Il lavoro è al 100% completato. Guardate che bellina. Abbiamo sistemato tutto. La stanza da letto è sistemata.
Questo è ovviamente il cesso sistemato. Guardate che bello, abbiamo spostato anche il mobiletto. Da qua si esce. Dai, dai. Vado in giro con la scopa in mano. Perfetto. Buono, abbiamo guadagnato un bel po', eh? Quindi sono divisi però, ragazzi. Noi abbiamo sbloccato un'altra abilità in cleaning e abbiamo fatto good mop. E se andiamo a vedere da questa parte abbiamo un'abilità anche in negoziazioni. Quindi adesso ci tocca scegliere qui. Quindi sono divisi, non possiamo scegliere tra queste. Sblocchiamo delle abilità lavorando su queste cose. Ok, guardate la barra del cleaning. Si sta riempiendo, no? Quindi adesso dobbiamo decidere questa cosa qua. Io direi... extra payment. 10% è tanto, eh. Questa è carina, ragazzi. Mi sa che dobbiamo dipingere. Andiamo. Non trovo quel Amaranth Adventure. Lei ha chiesto Amaranth Adventure, ma non lo trovo. Eccolo qua, Amaranth Adventure. Vediamo un po' come funziona. Ah, ok. Sul serio mi state dicendo? Oh, porca miseria. Ok, c'è da ancora prenderne. Mamma mia, raga, ma è una cosa seria, però. Oh. Ok. È roba serissima. Poi ne devo comprare ancora, eh. Ce la faremo mai. Ok, dovremmo aver sbloccato una skill point. Voglio vedere, ecco, nel painting. Instant painting... Basic, you want worst paint or repaint 25% faster paint, paint more two walls at the same time. Ok, questo. Questo e poi facciamo questo. Ci sta, eh? Vai. Vediamo se il perk è stato azionato. Dovremmo farne due alla volta. No, col cacchio. Ah, ora sì. Devo stare al centro praticamente. Allora, facciamo così. Adesso siamo in una situazione... Secondo me lo possiamo mettere qua. Per fare tutto... Ne prendiamo un altro? Qua abbiamo fatto tutto questo. Sì, secondo me un altro ci sta e lo mettiamo qua, dai. E poi verifichiamo. Perfetto, andiamo. È finito. Vabbè, ci abbiamo l'altro, l'abbiamo preparato apposta. Ok, ragazzi, sembra che la parte qua l'abbiamo fatta quasi tutta. Mancano le parti quelle un po' specifiche, tipo gli interni. Ci siamo, ragazzi. Il soffitto secondo me deve rimanere grigio perché lei ha detto che li vuole tutti e due i colori, no? Ok. Ok, perfetto, ragazzi. Bello. Ora bisogna capire che cacchio vuole. Ok, qua la presa è stata fatta. C'è un'altra presa da qualche parte. In teoria qua. Qua? Questa. Ah, posso farlo? Perfetto. Questa è singola. Ma pensa a Teo. Dai.
Cioè, assurda sta roba. Voilà! E ci siamo. E anche sta casa in teoria è finita. Quindi abbiamo praticamente, guardate qua, abbiamo lasciato il grigio sopra, mentre tutto intorno abbiamo fatto di questo colore. Ma sì, glielo lasciamo qua, se c'hanno bisogno si fanno qualche altro piccolo pezzettino di muro che manca. Abbiamo fatto tutto questo qua di rosa, abbiamo lasciato sopra grigio perché c'era scritto di lasciarlo grigio, e poi abbiamo aggiustato due prese della corrente, e quindi altro obiettivo compiuto. Ci è voluto un po', ragazzi, per imbiancare, vi dico la verità. Ovviamente ci sarà la possibilità di migliorare anche il nostro ufficio, come potete vedere qua c'è la possibilità di prendere anche il radiatore, ovviamente di cambiare letto, di cambiare un po' di cose, soprattutto di buttare sta motosega inutile. Però appunto, ragazzi, ci sarà da fare di tutto, ristrutturare case da zero, anche comprando cucine, comprando tutto. Il divertimento c'è sicuramente. La versione PS4 è un po' legnoso, ovviamente, però una volta all'interno, fuori sembra che gli FPS non vadano benissimo. Vedete, un po' strano. Però vabbè. No, vabbè, dai. Ragazzi, è sicuramente qualcosa di divertente e carino, soprattutto per chi ama ristrutturare le case. Penso che non si fermerebbe mai in un gioco del genere, perché veramente ti dà la possibilità di fare un po' di tutto. Davvero. E quindi, ragazzi, è stata una bella prova, a mio parere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se è un gioco secondo voi interessante. E noi ci vediamo nei prossimi video con altre prove su altri giochi. Ovviamente qui sul mio canale YouTube. Un abbraccio, un bacione. Bella!